Uomo divorato da coccodrillo. Stupratore e virato davanti alla vittima. Cambio di sesso su transessuale. Spaghetti di serpente appena scuoiato. Migliaia di donne adorano il sommo fallo. Benvenuti all'ora del tè del Circolo Arte Noise. Ti giuro, sono le 10 ma beviamo tè, credimi. Sono le 10 e stranamente bevono tè. Non c'è voglia. Ah, dimmelo, correggi questo. Siamo qui e dopo il primo concerto internazionale all'Arte Noise. Agnese va a fumare fuori e... Ma resta qui. Dai, ti darvi un tesoro. Resta con noi. Agnese, con il tè, salutando come la regina d'Inghilterra. Siamo rimasti un po' toccati, eh? Siamo molto inglesi a questo punto. Sì, quella che è rimasta più toccata è lei. È il teatro di mille quinte dell'Arte Noise, è proprio intromontibile, è turbio e licenzioso, è fatto di lussuria, già indiscreti e aiutanti omertosi. Buonasera e bentrovati al Circolo Arte Noise, sono Noitwave, vi parlo dal Circolo Arte Noise per l'appunto e sono qui per la seconda intervista, perché la prima non la sentirete mai. Quindi siamo qui per rifare l'intervista e siamo in compagnia di Chiara e Pippi. Le fratelle di Done sono coloro che gestiscono questo locale e siamo qui ancora col sorriso sulle labbra e non solo, per il loro primo concerto internazionale, che c'è stato lunedì. È venuto un gruppo da Londra, la Ryan O'Reilly Band, ma cosa hanno da dirci le fratelle di Tone al riguardo? Com'è nata la serata? Allora, è nata intanto come sono nate un sacco di serate qui, per tutta una serie di strane, fortunate coincidenze. Nello specifico di Ryan O'Reilly, loro suonano in Inghilterra e suonano in giro per l'Europa e si fanno organizzare i concerti dai fan nel resto d'Europa. Una loro fan è nostra socia, perché siamo un circolo arci, e quindi ci è venuta a proporre questa data e noi abbiamo detto sì, e è venuta fuori una serata incredibile, bella, strana, piena di gente, piena di musica. Hanno suonato senza amplificazione, si è sentito tutto benissimo, è stata la prima volta che suonavano senza amplificazione di nessun tipo. Ed è stato veramente meraviglioso, ve lo dico io che c'ero ed ero presente. Abbiamo qui anche la regina d'Inghilterra e del Canada. Cosa da dirci al riguardo? Io non commento. Lei non commenta, perfetto. Adesso andiamo leggermente a ritroso. Io stesso frequento Circolo Arte Noise quasi da sempre, ecco. Parlateci di come nasce il Circolo Arte Noise. Il Circolo Arte Noise nasce dall'andare in giro per vari locali e chiedersi: come lo faccio un locale una volta che ho un locale io? Nasce dal ritorno da un viaggio a Barcellona e da mille ritorni da viaggi a Amsterdam, e quindi nasce in poche parole dall'immenso desiderio e utopia di portare un po' d'Europa a Centocelle. E ci proviamo, eh? Oh, Londra ce l'abbiamo Londra portata. Londra l'abbiamo portata, adesso ci siamo così, ci organizzeremo il resto. Buona parte d'Italia ce l'abbiamo portata, sì. Tra Pisa, Bologna, Treviso. Un sì. Po' di musica l'abbiamo fatta muovere, dai, su questo ce lo possiamo dire. Sì, perché sono stati qui appunto gruppi, oltre al primo gruppo internazionale, anche gruppi da tutta Italia. Ci sono stati Glitterball, i Leli, i Nut più di qualche volta, Nel lo Dubbio, sociale, 33 no, ore, lo Stato ore. Sociale, i Leli, mi sa che già l'ho sì, detti. Ma li ridiciamo. Ma li ridiciamo perché valgono per due, sono venuti due volte, quindi tecnicamente sì.
E appunto, anche questo amore per la musica, tra virgolette, indipendente, underground, anche questa da cosa nasce? E perché proprio all'Arte Noise? All'Arte Noise perché è da qui che partiamo, è questo, cioè, il punto in cui ci si trova, ci si incontra e si fa. La musica indipendente o la musica originale perché c'è bisogno che si muovano le cose, c'è bisogno che si muova la cultura, la musica, e c'è bisogno di nuovo. Per cui noi decidiamo di far suonare chi fa musica propria. Infatti è piuttosto raro che ospitiamo serate di cover band o tribute band, ma senza nessun giudizio, senza nessuna discriminazione, solo con la voglia di far conoscere quello che è nuovo, di scoprire quello che è nuovo, perché alla fine è così. Cioè, la musica si fa conoscere facendola sentire, e noi cerchiamo di fare questo. E secondo me ci riescono in pieno, anche perché quasi tutti i gruppi che abbia visto qui sono andati via contenti, cioè quasi tutti, perché alcuni concerti non li ho visti, quindi non so quello che può essere successo, ma tutti quelli a cui ho assistito si è sempre rilevata una gran bella serata, gruppi contenti, e loro poi offrono tantissime cose buone da bere, che non è mai... che appunto, dato che i gruppi maggior parte della volta sono abituati ad andare in giro e avere una consumazione e un panino, oppure in alternativa una birra e un panino, loro qui insomma fanno qualcosa di diverso mentre guardo la TV. Esatto. Mi fai sentire un po' fatoromanza così. Ma no, la verità è che solamente poi gruppo, non gruppo, la serata insomma finisce in allegria, così, in allegria e brindisi, a volte anche con la testa dentro al secchio. in casi estremi con la testa nel secchio o nel basket. Nel basket, vabbè, dai, farò un corso di inglese, ve lo prometto, lo prometto. La cosa bella, oltre anche di questo qua, per l'appunto, oltre all'allegria e alla simpatia, è proprio che le persone che vengono qui spesso ci ritornano. Come per esempio è capitato con i Nut. I nostri fratellini Nut. Sì, sì, nel cuore. Loro sono stati il primo concerto, penso, di da fuori Roma. Ma anche di alto livello, di un altro livello, è stato il primo concerto vero e è stata immediatamente una collaborazione con loro bella, positiva. È stato anche innevato. Sì, sì, sì. Io me lo ricordo, no? Ero qui in qualità di... Eravamo qui in quel ponico, mezzogiorno. In quel mezzogiorno e arrivò la neve insieme ai Nut. E ricordiamo l'ingresso di uno dei Mattei, non specifichiamo quale, che entrò tirando in ballo entità religiose. Altissime, proprio diciamo le massime esponenti della religione a livello mondiale. E questo è un episodio che è rimasto appunto nella storia dell'art mia e anche soprattutto dell'Arte Noise. Facciamo delle domande porno. Cos'è successo lunedì sera al circolo Arte Noise? Lo chiedà la regina d'Inghilterra. La regina d'Inghilterra ha detto che non rilascia interviste. È stata, ma non si rivia più. Una serata bella, magnifica, all'insegna della musica. C'erano i fan, c'erano gli artisti, c'erano le gruppi, c'era un po' tutto. Un po' Beatles 2012, un po' Beatles 2012, una cosa Cento celle, Odissea nello spazio, cose di questo tipo. Vabbè, così. Sì, sì. E parliamo invece del secondo episodio delle lunedì sera. Diciamo. Apriamo il capitolo animali da bancone. C'era un nostro Padre Noise, wave a volte è anche un po' Nostra Signora del Peccato. Ah, certo. C'ha questa doppia identità, no? È lui che raccoglie i segreti poi più loschi del circo Arte Noise, in verità. È lui. È da lui, esatto, che si vanno a compiere. Era per fare una doppia, doppio riferimento. La doppietta. Diciamo ai ciclisti e anche a Ini. Ah, qui all'Arte Noise vedo tante candele. Posso mostrarvi orgoglioso il mio bel cielo? Di nuovo. Oh, santo cielo. Agnese, riprendi gli occhiali, per favore. Agnese, accendi il cielo, dai. Accendine un altro. Vorrei che fosse un posto per lavoro. Vai al bagno.
caso di dire Love Actually. Chiediamo chiediamo un'ultima cosa alle nostre care fratelle di Tone. 5 minuti. Mentre indichiamo 5 minuti alla gente fuori. Fateci un saluto, insomma un bel arrivederci per le prossime cose, le prossime interviste. Ah, cosa farete prossimamente? Glielo diciamo? No, non glielo diciamo. Ma io non gli dico niente. Lo teniamo segreto. Va bene. Detto questo, non ti seviziamo, stai tranquillo. No, non mi sevizieranno, di questo sono contento. Detto questo, è Noise Baby che vi saluta. E adesso un saluto speciale da parte dell'Arte Noise, che ci lancerà anche un bellissimo pezzo a loro scelta. Anche Noise. Anche Noise. Questo è il solito macello, perché lancerai 20.000 pezzi. E la canzone, appunto, è Gold degli Spandau Ballet. Always believe in your soul. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so Kate.